questa proprietà ci fanno essere positivi e ottimisti sul numero, non lo so. Cioè... Sì, in ogni caso vale un po' per tutti, ormai si fa la campagna abbonamenti al buio, perché la campagna acquisti durando così tanto, magari gli ultimi colpi arrivano quando ormai si sta per iniziare il campionato. E poi sembra, adesso non è materia mia, ma più sua, quest'anno forse ancora più posticipato, perché ci sono le nuove regole, ci sono delle dinamiche di mercato un po' particolari, quindi bisogna avere pazienza e pescare bene, giusto, a prezzi giusti anche. E fino a quando potranno essere sottoscritti? Fino alla prima, seconda partita di campionato in casa? Ma sì, tendenzialmente noi la prima la facciamo sempre valere ancora fino alla seconda. Quindi credo che rinnoveremo questa abitudine, per cui faremo così tendenzialmente. Quest'anno inizia come si prevede, dobbiamo andare fino ad ottobre con la campagna abbonamenti. Fermarci un po' prima. Non so se funziona che giochiamo una volta in casa, una volta fuori, prima di campionato. L'anno scorso per noi era fuori. No, perché fa due fuori, anche due anni fa fuori la prima. La prima era due non c'erano più fuori. L'anno scorso la Juve era in realtà. Attenzione, due anni fa quando noi avevamo problema che avevamo chiesto lo stadio. Noi la seconda abbiamo giocato in casa l'anno scorso. Molto difficile. Due cose fuori. Una volta più fuori. Si può dare indicazione e 3 anni fa di nuovo fuori a Piacenza con la propria Piacenza, quindi sono 3 anni che giochiamo. Si può dare un'indicazione, la Lega chiede, avete qualche preferenza, eccetera, allora si può dare un'indicazione se possono accontentare. Se possono accontentarla ti accontentano. Quest'anno non abbiamo ancora ricevuto su questo tema, non so se tecnicamente ci sono raccomandazioni specifiche, quindi. Non sappiamo cosa verrà fuori, ci affideremo alla linea di un'altra cosa. Abbiamo poco da aspettare, quest'anno finalmente. Sì, sì, settimana? Sì. Anche al meetup dovremmo saperlo. Vabbè, quando è il sorteggio? Forse venerdì. E invece per la Serie C fanno prima i gironi e poi i calendari in due date distinte. Sì. Per dare 25 gironi poi bisogna. Dovrò fare 2 giorni prima. E avete novità della KRL FIGC Lega sui playoff? Ma non è mai esistita cioè è stata solo una, come dire, la FIGC obbligatoriamente scrive le NOIF e scrive dei regolamenti che danno un'indicazione, poi la Lega Pro rettifica, cioè o meglio, rettifica in realtà la FIGC, ma la Lega Pro propone quello che lei reputa più idoneo per i propri, per cui direi è uscito subito con un sì. Informazione che non si cambia nulla, anche perché è un mese che, anzi sono 3 mesi che racconta quanto si sono i playoff, quindi non c'è nessuna ragione per cambiare. Oggi ha detto gironi nazionali a breve. E ha parlato anche però della possibilità di avere squadre primavera nel campionato di Serie C. È la prima volta che lo sentiamo. Sì. Ma la vita anche per voi, giusto? Una novità, sì, ma lì ci sono un po' di ragionamenti, il campionato del 18 se non sbaglio, perché questa cosa dell'Under 23 evidentemente non ha avuto quello che speravano e quindi stanno cercando una formula che possa essere una via di mezzo per aiutare il calcio italiano e migliorare la Serie C. Però è la prima volta che si sente parlare, ho letto anch'io su online. Avete domande specifiche per la campagna abbonamenti, tariffe, cose? Ci chiederanno chi sono queste 3 persone, personaggi immaginari, ecco. Non sono dei tifosi specifici. Ah, ok. Rappresentano dei tifosi come espressione. No? Chiedo scusa. Avremmo litigato con qualche tifoso, ne siamo scelti 3, gli altri 3.000 se abbiamo. L'ultimo sembra Jack Nicholson in Shining. Esatto. Ha visto un bel gol del Bomber che compreremo. Ha visto un gol di fare Francesco Polfano.
no, solo è parte dal 19 sia online che sui circuiti, quindi ho capito sì, bene. Sì, okay. Batteria è online. Ok, quindi dal 22 solo dai botteghini. Dal 22 da voi. Anche dai botteghini. Sì, sì, sì. Proprio non... Solo dal 22 parte di botteghini. Per motivi di preferenza che non comprendiamo o perché non ha la Grey Member che lo vuole fare, perché naturalmente certo. In quell'occasione potrà stipulare la Grey Member che contemporaneamente l'abbonamento, allora quelle persone sono obbligate a venire al botteghino, certo. Tutte le altre, poi se riscontreremo che sono ancora molte persone provviste da Grey Member, troveremo il modo per stipulare solo le Grey Member, ma comunque si deve venire per fare l'abbonamento, quindi una volta che si viene per fare una cosa si fa. Anche l'online, per la leggera maggiorazione che dicevo, o soltanto sì. I punti vendita? No, anche l'online. Sì, commissioni... La commissione, circuito, la probabilmente la probabilmente. Un'agenzia piuttosto che un concerto, piuttosto che... L'omaggio ai familiari però di fatto non permette però di avere raggruppato le tre persone, tra i due familiari. Quello non possiamo fare chiederlo, non possiamo garantirlo, perché se uno ha di fianco una persona certo. Si può entrare nello stesso settore, ma al posto okay. Vicino, soprattutto in tribuna mi viene da dire. Sicuro poi uno si sistema un po' in base anche se non si dovrebbe, perché uno deve sedersi nel posto destinato all'abbonamento, del biglietto. No, questa prima con gli erano i piedi qualcuno si avvicinava, cioè io col numero non si può, si deve stare sul seggiolino indicato dal biglietto, per cui no, sì, purtroppo non si può lavorare sopra fare.